まもなく上り普通が到着いたします。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。まもなく上り普通が到着いたします。危険ですから黄色い。 Buonasera buonasera, ma perché l'audio si scazza ogni volta? Buonasera è fatto! Mi sono dimenticata di mutare Twitch. Oggi si inizia così, eh? Eccomi! Cosa succede oh? Buonasera, buonasera, sto morendo. Sto veramente morendo oggi. A posto, avevo l'audio attivato, ma l'audio è attivato sia sul cellulare che sul, um, sul PC. Vabbè, lasciamo perdere. Buonasera, ciao socio, buonasera. Ciao Metellino. Il titolo è in una emote. uitto suda. Esatto. Ciao Rochettino. Metaforicamente... Sì, no, metaforicamente. Ma perché io ho... Um... Che succede? Cosa succede? Cosa è successo? Fermi tutti! No, è successo un um, disastro. Ah, stupida, stupidissima. Wow, Metellino, eh, ho cambiato un paio di cose e ho sminchiato tutto. Datemi un secondo. Mamma mia. Mia, mia, mia. Ricciò, No, No, ho sbagliato, non volevo scaricare Streamlabs, nulla. Perché il login su Streamlabs c'è cioè, non... Eh? È terribile! Come, come targhette, come bottoncini mettono eh, scarica o abbonati e poi in piccolo accanto accedi. guai! Ora io avevo. Eh, avevo un. No, non era l'alert box, non era la chat, non era la donation goal, era stream labels, forse no. Non questo, non questo. Perché, non so se avete notato, ma qui c'è un oggettino che non dovrebbe stare qui, ma dovrebbe essere sostituito con la lista dei donatori. E la lista dei donatori... Dov'è che era su Streamlabels? Su Streamlabs? Mica mi ricordo. Tip Ticker forse? Ciao Albi. Tutorial di streaming prossimamente su YouTube. Ma come? per... Ma non è vero! È sempre stato lì sotto. Rocket! È solo che ho sminchiato tutto, e adesso devo, devo rimetterlo. Ma non mi ricordo come si chiamava. Che cosa strana perché perché non mi ricordo forse è tip ticker vediamo sì ok copy e uh, questo robo qui lo sostituiamo però ho paura che mi sostituisca poi gli altri quindi facciamone uno nuovo e lo chiamiamo tip ticker e ci, eeeh, cose <ride> mentre questo lo togliamo tanto rimuovi ok e questo lo dobbiamo infilare qua sotto però deve essere lungo quindi gli aumentiamo la larghezza a 1000 no, ancora più lungo quindi facciamo 1200 troppo Lungo sborda quindi facciamo 1150 Ok Sì siamo ritornati Però no è no Deve essere spostato un tantino Ok Ok No, non è vero Ancora più giù che facciamo anziché 150-120 ok ben centrato e ben separato dal resto però forse è più piccolino a questo punto direi era troppo grande ma che cosa semplice ci fanno ciao rab 1150 chi offre meno? Però adesso dobbiamo ritornare a 1200, mi sa. No? 1250? 1251? 1252? 1253? Sto pasticciando, ho pasticciato tutto. Ora devo vedere se anche le altre scene hanno cose... Ecco, per esempio, vedi che qui io non ce l'ho questo robo qui che a parte che deve essere tipo dietro tutto eh, dietro così a posto poi devo fare copia qua devo fare incolla riferimento ed ecco che appare la lista degli ultimi donatori ole oggi il caldo si fa sentire forte sì ok ci sono ci sono che mi sono persa? Ho del caldo nella voce? Ho del caldo nella voce? Cioè? Ah, ecco perché oggi il caldo si fa sentire. Chi offre metello? Ok, ok, ci sono. Come va? Come state? Io oggi ho avuto... Gravi difficoltà nel, man nel mantenermi concentrata nello studio per via del caldo. Oggi c'è stata un'afa incredibile. C'è stata un'afa incredibile. Infatti ho le serrande abbassate da stamattina. Qui ci sono 26 gradi. Ma porca vacca. Perché qui non piove? Perché? Sole! Ti odio! Vieni a trovarmi, Witto? Secondo te io posso andare in mezzo alla campagna da sola? Accompagnata, facciamo il raduno da te. Albi un secchio, hai un secchio? Riempilo d'acqua fredda e mettici le gambe. Ho oh, un secchio, sì. Ci muore questa in campagna. vengo da te per farmi portare <ride> ma perché c'è un gelato particolare da te Albi da me 33 gradi all'ombra da me fanno sicuramente 30 gradi sicuro a medellino mi sa che viviamo vicini c'è il gelato il gusto gelato del gusto che scegli <ride> una patata in campagna ci sta assolutamente che mi raccontate che mi raccontate oggi purtroppo facciamo una live un po' streminzita perché devo studiare tanto e vi avviso già che domani non ci vedremo mi prendo una piccola pausa semplicemente per concentrarmi sullo studio e sostenere questo dannato esame dell'otto se ti taglio in due escono più patate <ride> Domani tutti a casa! Wii! Chiudi la finestra, ti sto guardando. E non puoi. Non ci siamo mai visti! E mamma mia! Va bene, allora non ci sentiremo domani. Non sentirete la mia voce domani ci sentiamo direttamente il 9 e per il 9 abbiamo una piccola sorpresina eh, eh, faccio l'occhiolino abbiamo una piccola sorpresina perché non farò la live da sola <ride> ah quindi si fa il 9? che cosa? ah sì, sì Rab, sì L'ho capito adesso, sì. Sì, si fa il 9. Live con i termosifoni? <ride> Arriverà un giorno in cui verrò... Chiamata dai termosifoni e potrò prendere in giro Moro. No, sto scherzando. Mi piacerebbe un sacco però essere invitata in una loro live. Sono troppo simpatici. Fa caldo con i termosifoni? Sei scemo? <ride> Live con i termosifoni accesi! Whee! Allora, oggi cosa andiamo a fare quest'oggi? Quest uh, vi avevo detto no, che um, oggi volevo portare qualcosa di diverso. Un po' perché ho bisogno di rilassarmi mentalmente che sono sfiancata. Un po' perché tutti i giochi che sto portando sono giochi stressanti, quindi volevo veramente cambiare... Rotta e ehm... oggi ospite speciale Wittomako Chi Wittomako, Come non la conoscete? No, chi la conosce? Questa chi è? chi è? Come osa essere invitata dai termosifoni? 2021 ancora si usano i termosifoni? Come io li uso perché? Simulatori di punte croce? No. Io ho iniziato i Tlerks Below. Below. Leggero e carino, senza impegno. Ma ci sono le stufe al pellet. Chi le usa mai le stufe al pellet? A parte che se vivi in un condominio, i termosifoni, volente o nolente si dice così. Eh? Oddio! Scusate, ho picchiato il microfono. E li, 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 li hai accesi ci ho giocato fino alle 5 stanotte certo, li puoi sempre spegnere eh, ovviamente però insomma finché paghi il, um, le spese condominiali tanto vale utilizzarli e nella mia città tra l'altro o almeno nel mio condominio certo rabb appunto per questo ho detto che nei condomini si usano i termosifoni tu che invece non vivi in un condominio è normale che vai per qualcos'altro nella mia città che è eh? mm? il famoso regno senza pane <ride> esatto e... nella mia città o comunque dove vivo io il mio condominio, più specificatamente, già cioè, dalla mia città a dove vivo io, il mio quartiere a mio condominio. Cioè, Molte differenze, però, vabbè. Nel mio condominio noi abbiamo i termosifoni indipendenti, cioè li accendiamo e li spegniamo quando vogliamo? Mentre nella città in cui ho preso affitto per l'università pago mensilmente una quota tipo di 50 euro aggiuntivi per le spese condominiali e il riscaldamento annesso. Cosa che mi dico: ma scusami, perché mi fai pagare i termosifoni? Cioè, io pago la bolletta del gas separata dai termosifoni, ma non è tutta un'unica un cosa, perché devo pagare 50 euro? euro fissi ogni mese per sti cazzo di termosifoni che manco utilizzo in estate e, e... e poi mi fai pagare a parte la bolletta del gas <ride> ragazzi abbiamo scoperto che vive in una città in un quartiere in un condominio abbiamo vinto fatta proprio si sì, si sì. Dipende cosa alimenti i termosifoni. Cosa alimenti i termosifoni? Che bella questa playlist comunque. Tutto questo succede perché non vuole venire a vivere da me al posto di mio fratello e risparmiare un sacco. Sì, ma vuoi mettere io a casa di fronte all'università? Io mi leverei di dosso. Eh, vabbè, Rab. Te ti tocca, ti tocca tenertelo per un altro po'. Le caldaie sono a pellet, legna, gasolio, carboni, carbone e schiavi? Eh, credo che non siano caldaie né a pellet né a legna né a carbone quindi immagino sia a gasolio cioè dipende cosa alimenta il gas cosa potrebbe alimentare? Cioè, nel senso in un condominio io non credo proprio che ci siano caldaie a legna o a pellet. Vattene tu, <ride> pollice in supermetello. Ciao Simone, ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio sì, più che azzeccato anziché dire buonasera, il sole è ancora in alto, madonna ma perché è così soleggiato alle 7 di sera, non finisce più il giorno, levarsi dai maroni is best solution, esatto e tu, tu ne sei la conferma metellino ricordo che tu ti sei trasferito se non sbaglio vivi da solo una caldaia a pellet in un condominio praticamente ci vuole uno fisso a riempirla tutto il giorno come il carbone delle vecchie locomotive esatto infatti no è improbabile che sia pellet né tanto meno aldegna probabilmente è a gas e ancora non mi spiego come sia possibile che io debba pagare il gas cioè il gas dei termosifoni a parte dalla bolletta del gas eh Comunque il gioco che volevo portare oggi è un gioco di strategia gestionale che ho già portato tempo fa in live, ma tanto tempo fa, ma che è molto rilassante, ragazzi. Quindi possiamo chiacchierare, dire cose e, e non è no, non è Sidis, ma è Crusader King, di cui tra l'altro hanno... Um... Hanno fatto la mod che traduce tutto in italiano, quindi possiamo sapere tutto quello che accade, eh, i singoli intrighi, eh, tutte le descrizioni dei nostri figli e, e mogli. Quindi direi che 50 minuti di perché pago i termosifoni, no, vabbè, che 5 minuti, che, che 50 minuti eh. siamo in live da pochissimo. Non mi mettere quest'ansia addosso! Sì, campiamo gli inciuci e i cornificamenti. Capiamo. O, o campiamo, che vuol dire? Cap capiamo. Ok, allora io avvio il gioco. Però prima devo avviare l'Xbox Pass. Ah, sì, come hai detto, parliamo durante. Ah, ok, 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 ok. No, no, ovviamente cambiamo argomenti. Eh, ovviamente. Non parleremo più di termosifoni, vai tranquillo. Allora. Sì, Metellino. Perché mh, Crusader King ha un launcher a parte. E quindi quando tu... Ma grazie... Oh mio Dio, totalmente inaspettato, grazie infinite, grazie, 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 grazie. Ciao, bentornato. No, oggi non si canta. <ride> Già lo sospettavo, ho, ho letto chi ha fatto la sabbia e mi sono detto, Dio no, <ride> no, ora vorrà che canti. si sì, Xbox Live, sì, brava. Ok, allora... Mm, tu, 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 tu. Dov'è Crusader King? Eccolo. Brava, 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 non cantare. Complimenti. Non sapevo. Ma non si canta Simone. Non si canta. Non si canta, no. Ma mai nella vita. Basta. Io la mia figura del calo l'ho fatta. E non succederà mai più. Ciao, Fragola. No, ma non è vero, mai. Ma ciao, ma benvenuta. E però, e però così facciamo spoiler. No, 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 non dico niente, non dico niente. Ciao comunque, benvenutissima. Mi, pre mi presento anche in vocale. Interferenza. Ciao. <ride> Te lo scommetto che se non avessi detto benvenutissima avresti scritto: Ciao, benvenuto, convintissima. Allora, appena si avvia il gioco, vi condivido lo schermo. Ovviamente, se no, ah, a parte che io in realtà posso fare esattamente così: quindi, just chatting, cattura gioco, e vi posso mostrarvi, po vi posso mostrarvi. È l'italiano come al solito, e non così grande. E no, ecco qui che bellino che è. Sembra un dipinto. Che italiano, signori. <ride> è il 3, giusto? Sì, è il 3. È il 3, è il 3. Inizieremo una nuova partita, io sicuramente già ne avrò di aperte, ma ne iniziamo una nuova. Se magari eh, partisse, grazie! Grazie, Metellino! Grazie, gentilissimo come sempre. Mai che do per scontato quasi che oh, guarda che bella famigliola, però no, nuova partita. Però aspettate, aspettate che adesso cambio scena. Sentite la musica? O oh, è bassa? È bassissima, la sento a malapena io. Eccola qua, molto bella, molto bella. Ok, <coughs> allora, probabilmente io ho già dei salvataggi, quindi aspettate un secondo, eh. Vi chiedo scusa, ma vi... Ah, oh no, a posto. Devo... Ca... ...lag, dovrò sistemare questa cosa, ma mh, ci riuscirò un giorno. Ok, allora, vedete che appunto è tutto tradotto in italiano ed è bellissimo e sono solita iniziare sempre da... L'800 e non oltre perché mi piace andare avanti mano a mano con gli anni, e, però voglio giocare con un sovrano qualsiasi. Perché io ho questa eh, necessità di iniziare con qualcosa di piccolo e poi crescere mano a mano, Sento il, sono una perfezionista. Io devo, avere, devo iniziare dal piccolo e poi mano a mano espandermi. Uh, in giro per il mondo e... vai, conquistiamo il mondo! Un mio grandissimo e immenso amore va nei confronti di Taton che è praticamente questo, questa piccola virgola qui in mezzo a questo immenso mondo <ride> quindi non è che scelgo il canato Kyrgyz o il Tulind o l'impero bizantino io Taton! <ride> letteralmente in cola <culo> mondo <ride> È più affascinante sicuro fare l'espansione partendo quasi da zero, sì. Ultimamente però ho giocato con Kasim e devo dire che mi è andata particolarmente bene, è un ottimo punto di partenza per fare quello che è perché... Di base, l'obiettivo è eh, costruire un impero giusto. Quindi tu parti da un piccolo reame, da, un piccolo, da una piccola contea. E poi, mano a mano, ti espandi a fare l'intero impero. Quindi, io volevo farmi la Siberia. Però questa volta voglio farmi l'impero del Bengala. Perché voglio costruire l'impero del Bengala, non so cosa succede successivamente all'impero, cioè se posso espandere il mio impero del Bengala oltre questi confini qui e prendermi il Tibet, il Rajasthan o Rajasthan, non so come si pronuncia, pronunci e eh, l'impero Deccan, perché ho letto Deccan e ho detto pronunca, va, va, va bene, fragola, eh, scoprirai stando in live che io e l'italiano... Ci prendiamo a cazzotti. Ciao Samu, cosa dicono dei computer quando litigano? Cazzo file. <ride> Questa era carina. Con l'impero del Bengala tutti a sparare il razzinare la notte, <ride> scemo. Ok. Allora, nessuno stile di vita scelto, ma lui è già propenso per uh, l'amministrazione, quindi io direi di entrate, pensili più 10% perché voglio i soldi, grazie. E, um, poi, non sono sposato, quindi dobbiamo sceglierci la donzella adatta a noi. Io direi per uh, non tanto potere d'alleanza, perché tanto mio figlio per le alleanze. Voglio qualcuna che mi... Ecco, tipo tu, che hai un bellissimo tratto, però non abbiamo la stessa, eh, la stessa mh, religione e ho paura che questo possa provocare dei problemi. Lei è posseduta? Gli improvvisi cambi di umore, lucidità e abilità che Yeshe sperimenta possono essere spiegati solo con la presenza di spiriti che occupano il suo corpo. Ciao Samuettino e... Tranquilla Ieri su Sea of Thieves Sono uscite di quelle perle In italiano che Mamma mia <ride> Dai Samu Bravo Un frutto Il tuo vicino di casa Del tuo impero È la fine del mondo conosciuto Pegu Che vuol dire Pegu non, non l'ho capita. E, vabbè, cerchiamo la, la moglie. Che pizza? Aspetta, filtriamo per um, filtriamo per religione. Noi siamo della Theravada. Qualcuno con un tratto buono? Non ce n'è nemmeno una. Ah, a posto, Shiao. Prendo quella che avevo visto poco fa. Con il tratto piacente, dov'è? Dove sei? Eccola, 27enne. Noi 27 anni precisa. Ok, vai, sposami, donna. E ho una posizione vuota nel consiglio. Minchia, lui. Zero di amministrazione? Ok, ha accettato. Si è formata un'alleanza ottimo. Eh, militare, militare, non ho nessuno, quindi dobbiamo reclutare a corte qualcuno. Tu come stai messo con il militare? Perfetto, ti mando al militare e poi qui ci mettiamo lui. Dobbiamo pagare per farlo venire, ma va bene. E... Tassegno, a posto. Ok, i miei ministri... Che pussi, prendi quella posseduta, ma va! Quando, quanto sei schizzinosa. Ah, ma dobbiamo pure sposarci, certo, ci sposiamo, abbiamo figli, poi ci saranno intrighi tra i figli dei nostri figli e i nostri figli, i figli che si fanno madri, tante cose, tante cose molto belle, molto simpatiche. Questo gioco è molto easy, molto tranquillo. Adesso l'obiettivo... È Quello di andare a definire un primo ducato, ovvero il ducato di Taton, quindi per poterlo costruire, io ho bisogno di andare a, a conquistare sia PEGU che Kusumi. Ma siccome Kusumi sta sotto la contea Hintada, io eh, devo dichiarargli guerra, mentre lui, oh my god. Witto? Sì? I figli che si fanno madri? Sì? Sì, sì, succede, vi giuro, peggio di Beautiful, <ride> vi giuro che succede, vi giuro che succede, sono i peggio incesti incredibili in questo gioco, ma è, ci sta, dai, stiamo parlando dell'ottocento, dell'ottocento, ci sta. In che anno siamo? Nell'Ottocento d.C. ci sta, dai, grazie, Wittro. <ride> pur, pur di costruire alleanze, questo è altro, assolutamente. Allora, stavo vedendo se lui vuole diventare un mio vassallo, però non è molto propenso. Ma per un totale di meno 3, quindi io lo influenzerei per aumentare la sua opinione nei miei confronti. Ce lo lavoriamo bene, bene, e diventerà. Che succede? Allora, la sorte degli uomini liberi. Tudda Maya, una, un mezzadro che ha eh, in affido alcuni dei miei terreni in Situang, ha ottenuto un raccolto eccezionale in questa stagione grazie ad una meticolosa pianificazione. Brava, brava. Lei desidera utilizzare alcuni dei suoi profitti per acquistare da me un pezzo della mia proprietà, così da incrementare il suo successo e far crescere più raccolti l'anno prossimo. Dimentica l'agricoltura, una donna come lei dovrebbe servire a corte. La terra è sua, se può pagarmi in moneta suonante. 50 monete non ci disgustano. <ride> no, <ride> quello che c'era non si buttava esattamente. Perché sono nato con tre mani? Eh, <ride> La terra in Sitwang è mia, è mia soltanto. Il livello di controllo in contea. Ma la contea Sitwang qual è? Ah, è questa qua. Questo pezzo di terra qui... Guarda... Ehm, L'opinione... Quindi... Tu che... Che c'hai? Io posso metterti... Ferma! Ti posso mettere nel consiglio... Posso mettere donne nel consiglio... Mi sa di no... Porca vacca... Io ti prenderei volentieri... Vabbè... Se non per questo... Per l'amministrazione... Per... Eh, come puro hit... Come monaco, penso, sia puro hit. Che vuol dire puro hit? Vabbè. Comunque, prete del reame. Va bene, sì, ti... Ti... Aspetta, però. Se scelgo questo... No, 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 no. Dimentica l'agricoltura. Vieni da me, donna. Anche... Eh, sei anche intelligente. Subito. No. Io non posso avere concubine? Avrò una mano. Donne nel consiglio, rido. Game of Thrones insegna. <ride> Vediamo un po' se la posso mettere. No, porca vacca. E non posso nemmeno modificare lui. È impossibile licenziare questo consigliere, perché non ho la possibilità di nominare religiosi irrevocabili. Senza una di queste dottrine, i sovrani non possono nominare cappellani di corte e preti del reame. Ma e quindi io l'ho presa per niente quella tipo lì. Potevo ottenere soldi è incinta mia moglie, ma io non sono questo. Fermi tutti allora, sì che posso avere una concubina. Via, vieni, donna, a letto. Intanto tu aiutami con la diplomazia. Ok. Come sta l'amico? È un gioco di strategia, sì. Come incinta, di già, no, l'ho confusa con un'altra. Al recluso Duca Ganda, ho avuto una corrispondenza con il vostro cancelliere, Geisidaia. Geisadia, e la sua è stata una prestazione diplomatica deplorevole, non siete chi credevo che foste. Porca puttana, Ma dai, ma no! E diminuisce l'opinione. E io me lo devo lavorare a questo per farlo diventare mio vassallo. Dov'è? Dov'è? Eccolo, zero, di opinione. Vabbè, lo lavoreremo per più tempo. Fa, fa niente, pazienza. Io arrivo e sento che è incinta mia moglie. Cosa sta succedendo? Sta succedendo tutto molto in fretta. <ride> Già, Witte ha iniziato a consumare. No, no, era incinta lei, che è la moglie del tipo che voglio rendere mio vassallo. No, 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 mia moglie ancora non è incinta. Vedi, è bella, eh, tranquilla con La sua coroncina in oro. Ok, mio figlio nel frattempo ha ottenuto il tratto rumoroso. Zay è sempre in movimento, con energia e malizia. Quando è in mente qualcosa, non è raro che gli altri si facciano male. Bravo, bravo figlio mio. Educazione in uh, arte militare, focus già scelto. Perfetto, bravo, diventerai un ottimo comandante. Comunque, ciao, Saki. Bentornato, bentornato. E quello che le volevo fare, quindi oltre che lavorarmi lui, voglio anche aumentare... Vediamo un attimo, aumenta l'opinione nei confronti di mia moglie. Mia moglie mi odia. Ah, eccola! Incinta, va bene. E io non la voglio, non, non mi interessa niente di mia moglie. Puoi nominare un tutore per Zeia, hai ragione, lo nominiamo subito. E nominiamo un maresciallo come suo tutore, così che lo alleni e lo div faccia diventare un bravo combattente. Bravo, educa, educa. Abbiamo pochi campioni, però a corte abbiamo qualcuno. Sarebbe un buon vassallo, soddisfatto. Huh? Ma io non ho terreni da dargli. Augusto. A Wimala viene reso onore come un vero sovrano, così come accadeva negli imperi del passato. Però io ti voglio. Ti prendo, ti prendo. Dieci monete per prenderti non sono tante. Una visita inaspettata. Mia moglie è incinta. Si vede il pancione. Non ho mai avuto la pazienza per questi giochi. Ci vogliono mille ore solo per imparare le basi. È vero, però una volta che le impari diventa super, super veloce. <ride> Poi dicono di noi uomini. Vabbè, un gioco su... Con l'intenzione di trascorrere una serata rilassante, mi dirigo verso gli alloggi di mia moglie... Eh, Madonna. Eh, Nava Navati. Lo abbrevio. Con del tè e un mazzo di carte. Senza bussare, spingo la sua porta aperta. La duchessa Navati è seduta vicino alla sua scrivania. Intenta scrivere furiosamente. Nel momento in cui mi schiarisco la gola, lei sobbalza, frettolosamente, e si infila... Un rotolo di pergamena nella tasca e si volta verso di me con uno sguardo inquieto sul volto. Cosa stavi facendo, donna? Cosa nascondi? Mostramelo subito, oppure ritorno più tardi e perquisisco le sue camere in segreto con un 45% di successo, che non è tantissimo. Scusi, sire, ma no. No, no, no. E rispetto la sua privacy quindi aumentiamo la sua. Ma no, dai, voglio saperlo. Cosa nasconde, che facciamo? Scoprirò cosa nasconde Navati nel bene o nel male. Però la sua opinione nei miei confronti diminuirà. Oppure rispettiamo la sua privacy. Vabbè, io mi, io mi fido questa volta. Sicura che lo vuoi sapere? <ride> Io mi fido rispetto alla sua privacy. Accusa di stregoneria, stoffa insanguinata, piume di corvo, intrulli dall'odore strano. Queste sono le prove che mi ha presentato un gruppo di abitanti del villaggio di Taton, a dimostrazione che Pufficol ha praticato la stregoneria nella sua capanna appena fuori dal loro villaggio. Gli abitanti sostengono che le sue attività malvagie siano la causa del loro bestiame ammalato e chiedono la sua esecuzione. Lei deve essere messa a rogo per i suoi crimini contro Siddhartha. Guadagniamo però, guadagniamo pietà. Che è un'ottima moneta per fare diverse conquiste. Ma che privacy, sei il re! Esisteva la privacy? Il rotolo in realtà è il risultato del test di gravidanza, incinta. Ma lo sapevamo già. Magari è una sorpresa che mi vuole fare e mi stava nascondendo. Dai, mi fido, mi fido. Una strega, tu dici, un nuovo consigliere mi farebbe comodo. Queste prove sono circostanziali, rilasciatela. Guadagni 300 esperienze per lo stile di vita amministrativo, ma la contadità non ottiene contadini contrariati. Vabbè, arrogo. Ciao, mottina! Ciao, mottina! Poverina, mi dispiace un po'. Ok, e questa è andata. Io stavo vedendo... Fabbrica di vendicazione... Ok, quindi posso andare a rivendicare un terreno e voglio rivendicare il terreno di Tongo. Rivendicami il terreno di Tongo, vai. Nel frattempo voglio vedere se qualcuno ha qualche segreto da, da, da ricattare, quindi lo mando qui e tu nel mentre mi alleni i miei comandanti, vai. A posto, giustizia agli ignoranti col bestiame. Come faccio? Non si può. Velocizziamo un po'. Anche perché, eh, cosa stavamo aspettando? Ah sì, di, di lavorare. Oh, forse. Ok, manca poco. Er... È un figlio maschio. Abbiamo dato vita a un figlio maschio. Ok, e gli darò il mio nome, come me, Ganda. Vai, mi piace. Mi piace mantenere il nome del padre. E... e devo decidere un tutore. No, non così. Ma educa figlio e come tutore gli mettiamo lui, Augusto. Gli darò il mio nome, Wittomoko. Tutte scuse per la tua pessima memoria. <ride> Ma cosa dici? Ma non è vero mai. Ma io ho ucciso qualcuno? Ah sì, giusto, la vecchia. Puoi sbloccare un nuovo vantaggio per lo stile. Uh, entrate mensili in tempo di guerra a più di 10% oppure entrate mensili per livello di stress. Ma noi non, stiamo, non siamo stressati. Puoi reclamare il trono, il mm, costo di costruzione dell'edificio. Questo non è male. Efficacia nel riscuotere le tasse. Ok, la sua opinione è aumentata quindi, secondo me, a questo punto possiamo offrirgli il vassallaggio. Perfetto. Egli, no, bastardo. Vuole obbligazioni feudali basse, il che vorrà dire che mi pagherà poco e mi rifornirà di soldati, eh, cioè di pochi soldati. Ma bastardo. E come faccio? Dai, meno 19? Accetterà solo se il totale è positivo. Differenza nella tua forza militare. Allora, aspettiamo, aspettiamo. Qui che dice? Il mio maresciallo Low ha messo in mostra un nuovo una nuova promettente recluta. Lui potrebbe non essere di nobile eretaggio come voi, mio signore, ma giuro sul mio nome che Upadewa è qualcuno che vorreste al vostro fianco. Chi è questa Upadewa? Sì! Certo, anzi lo metto al consiglio. Chi c'è? Ganda, vai a lavorare su. <ride> Ciao Fazzi! Ciao, bentornato! È giunta la mia attenzione che alcuni abitanti del luogo si stanno spostando verso Pegu, la capitale che controlla contiere in dama di Pegu. Azzo! Eh no? La gente del posto che si è insediata di recente o da lungo tempo, lodandomi, di certo non può nuocere alla percezione che lui ha di me. Prendete questo oro e assicuratevi di essere ascoltati. Vai! Andate! Un fozzi! E... Però 15 monete. Va bene, vai, andate. Ditegli che sono una brava persona. Eh, meno 19 meno 19 che per non esiste la percentuale i miei omaggi, mio sensibile signore nonostante i nostri sforzi i miei agenti non hanno ancora scoperto alcun segreto alla corte credo che non troveremo mai nulla va bene no, mamma mia scarzone ah giusto volevo cambiare il consigliere e assegniamo lui ma guarda che questo padewa non è male eh bravo Qui ho qualcuno di più no, qui invece ho qualcuno di migliore? No, questo non lo posso cambiare, e questo mi sa che no, ok, eh, tu 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 voglio aumentare. Le mie forze armate. Quindi 200 monete? <ride> Dettaglio, salutato Strizzi. Stavo frugando tra alcuni documenti, sia sì antichi che di provenienza meno certa. Finalmente ho abbastanza materiale per affermare che voi siete il legittimo Lord di Contea di Tongo. Io sono il legittimo erede al trono, ma non ho le monete per poterlo rivendicare. Fantastico. Un piccolo consiglio: vado a zonzo tra le bancarelle del mercato di Tato. In una borsa pesante mi tira la cintura. Come posso sfruttare al meglio questo denaro? Mentre ammiro la merce di un moratore locale, geometria perfetta, e ciò mi sembra un buon investimento, e il mio capo delle spie, sindaco Bau Lau Chian Tau. <ride> Bellissimo nome. Improvvisamente compara al mio fianco. Un piccolo consiglio, mio signore? Dia un'occhiata al banco dello, sculto dello scultore da quella parte. La sua merce potrebbe essere semplice, ma il suo potenziale è grande. Investi nella bottega di un muratore. Così che Taton ottenga un investimento nella bottega dello scalpellino. Tasse da insediamento. Subito! Tasse, tasse. Pago, pago. Ok, più guadagniamo, più introiti abbiamo, più saliamo. Per gli amici Bau. <ride> Farai un altro tentativo, va bene, va bene. Puoi vassalizzare con te ma lo so che lo posso vassalizzare, ma eh, voglio dargli obbligazioni feudali normali. Chi è questa? Ah, è mia moglie. Ah, no, è la mia concubina. È la mia coniuge secondaria ed è incinta. Buono, brava, brava. Fammi un figlio intelligente, mi raccomando. Ciao, Laufra. Ciao, bentornato. Una straniera viene condotta al mio cospetto. Lei ha aspettato fuori dai cancelli del castello per una settimana, mio signore, mi informa la mia guardia. La donna fa un profondo inchino. Il mio nome è Chopelle, vostra altezza. Ho viaggiato in lungo e in largo e ho visto molte cose, ma io e la mia famiglia siamo stanchi della strada. Se ci concedete di restare, sarò felice di condividere con voi la mia conoscenza del mondo e di essere la vostra fedele servitrice. Ma. Ma perché dovrei accettarti hai una cultura diversa una religione diversa non hai tratti che mi ispirino tantissimo tra l'altro tuo marito che è ma forse lo posso mettere come consigliere amministratore perché ha 12 e questo a 10 pure la concubina hai brava eh Fanno un lavorone con le traduzioni amatoriali, veramente, su questo gioco il fatto che abbiano messo la traduzione è. Sono stati bravissimi. Mettili alle stalle? Ma non ho bisogno di gente, cioè gente nulla. Questa però è bella. È un ottimo tratto l'essere belli, perché più, più fertilità, più opinione per l'attrazione. È un tratto congenito, quindi lo può ereditare il figlio. Mm, forse, forse, forse la faccio accoppiare con uno dei miei. Va bene. Va bene, però devi abbracciare la nostra cultura. Vai, convertiti, donna. Ok. Costruisci edificio. Sì, hai ragione, ma non ho le monete per farlo, gioco. Metello non intendeva alle stelle. No, aspetta. Alle stella, alle stalle, alle stalle come lavoratori. Ah, intendeva alle stalle come. Ah! Ho capito. Ma non si dice così, non so sono... ne. Occhio a culture e religioni diverse che portano guai. Eh, lo so, lo so. Abbiamo fatto una figlia. Picli. No, 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 no. La nostra figlia si chiamerà... Ehm... La... Come, si chi... Come la chiamiamo, nostra figlia? Auguri! <sussurra> Castorino. Ganda 2. <ride> No, Ganda 2 no, Castorina. Ugo. <ride> Mazza che fantasia che avete però comunque. L'allarina. Chiamala. Ehi hey, tu. Ehi <ride> hey, tu. Sì papà. Dai, l'allarina mi piace. L'allarina. Vai. <ride> Possa tu crescere per essere forte e saggia, figlia mia, l'allarina. Uh, allora, ma perché fallisco sempre contro questo conte del ca? Nel mentre aumenta l'opinione, sempre contro mia moglie, vabbè, non ce ne frega. A corte chi abbiamo? Ah, ma io non ho un medico. Avvia la ricerca: um, chi è? È un, un contrattatore accettabile. E a 12 di um, no, no, noi abbiamo 12. A 11... No, a 11 scusate, ho detto 12 no, 11. La larina non arriva a 15 anni si sta. <ride> Questo mondo è pieno di pericoli anche per un duca e la sua corte. Come da mia richiesta, i miei servitori hanno chiesto informazioni. E ora hanno ristretto le opzioni tra cui scegliere. Quindi abbiamo Channari che è vile e cattiva, ma va benissimo, e si trovava a Pegu. Buono, ce la prendiamo noi, ma è brava? Flebile. Il corpo di Cianeri si sta consumando, diventando malato e debole. Ma chi la vuole? Un medico che... No! Non ha senso. Nessuno dei due è riuscito a impressionarmi. Fanno cagare tutte e due. Che c'hanno? Che... No. Trovamene altri. No, trovamene altri. Stavo avendo una corrispondenza scritta con il vostro cancelliere di nuovo, questo mi fa problemi. E devo dire, ah no, che vi vedo in una nuova luce. Magari un giorno potrei essere orgoglioso di dire che avete la mia amicizia. Ma grazie, ma chi sei tu? Tongo? Sì, lui ha tongo. Oggi la vostra lingua d'argento sta splendendo. Geisa Dia Splendendo. Bravo, bravo bravo consigliere. Io sto arrivando a 100, appena arriviamo a 100 costruiamo qualcosa. una discussione losca. Sto attraversando il giardino della, della castello, ovviamente. Un po' di errori ci sono ogni tanto, eh? Però. Eh, è stato un lavorone comunque eh, il giardino che poi sono errori stupidissimi del, del castello per una passeggiata mattutina quando una leggera brezza porta le voci di Shian e Botum al mio orecchio i due cortigiani si parlano in un luogo appartato nelle vicinanze e spesso si guardano intorno per assicurarsi che nessuno li ascolti anche se mi è difficile distinguere la maggior parte delle loro parole da lontano è chiaro che la loro discussione si riferisce al sindaco Baolao Chiantau. chi è questo? capo delle spie ah è anche mio vassallo li farò allegare e consegnare a Baolao Chiantau. lui ottiene 15 di opinione nei miei confronti e imprigioniamo le due tipe canaglia ostile stile sleale se solo potessi avvicinarmi un po' di più no la guerra si fa quando arri ci arriveremo metellino nel senso che al momento non ci conviene, abbiamo pochi soldati. Adesso è tutta una questione di costruire alleanze, eh, costruire edifici, l'inizio è un po' così. Uh, devo sapere cosa nascondono a qualsiasi costo, lo stra strappo l'informazione a sciane e botum e imparo l'argomento della, conser del sì, della conservazione. L'interrogatorio non dà alcun risultato e sono sicuro che è probabilmente non sia niente di importante. Allora, sinceramente parlando, sono due mie cortigiane che. Ehm, non lo so. Secondo me, devo sapere cosa nascondono. Vogliamo provare così? Un 44%. Sì. Sì, è vero l'Ofra, molto vero, però non sono ancora a quei livelli. <ride> ancora sono abbastanza... Um, eh, nabetta da questo punto di vista. Molto spesso appunto tengo territori soltanto con guerre, difficilmente riesco a ottenerli con i matrimoni giusti. Devi essere proprio bravo bravo da un punto di vista strategico. Sono terrorizzato da questo tipo di giochi, quindi ti capisco. <ride> Comunque no, voglio provare questo. Ci vuole un po' di tempo per perdere la lingua dei due prigionieri, ma il mio carceriere è un uomo paziente. Dopo diverse ore di interrogatorio, i due complottisti sono pronti a confessare il loro segreto. L'argomento della loro discussione era una sgradevole abitudine del sindaco Baolao Kian Tao, di cui ero completamente all'oscuro. E non credente? Crede in un falso dio o in nessun... Il mio sindaco? Vabbè, sti cazzi. Vergogna. <ride> ah, baolao chiantao qui. Eh, sì, tu ancora con la storia della rivendicazione, però... Rivendichiamo dopo, rivendichiamo dopo. Quindi. Mh, molla, molla tutto. Come si fa a mollare tutto? To, ritorna, sì, sì, ritorna a fare il tuo lavoro. Perché voglio costruire. Ma va, ma niente, accento. Ah, ecco, ok. Campi militari un semplice campo di addestramento dove i contadini e i locali vengono preparati per la guerra. Aumenta le leve di 100, danno agli arcieri. Ok, ma io ho arcieri e picchieri. Va bene, e eh vabbè, non è stato influenzato. Che sindaco moderno! Come osa? Eh, no, si, sì, voglio più leve. Vai, costruisci. Eh, nel frattempo possiamo sbloccare. Livello del forte più uno. Dimensioni della guarnigione più 20%. Sì. E, e lui. Lui, 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 lui. Riusciamo a offrirgli un vassallaggio con dei. No, niente, lui non. Vostro figlio Zeia ha mostrato già da tempo grande interesse per il mio lavoro come vostro maresciallo. Se mi permetteste gentilmente di passare del tempo con il ragazzo, di sicuro apprenderebbe un bel po' di cose sulle truppe da sfondamento, sulla pianificazione pianific eh, degli assedi e su altre questioni di guerra. Certo, finché sai quello che stai facendo, quindi Uppadewa diventa il mentore di Zeia. Certo. Sì, 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 sì. Fallo tuo! Sovrattassazione? Causa banditismo? Con te di Situang ho ottenuto i banditi di dilagano. Come C'è qualcosa che non va. Ho permesso che il mio maresciallo o Padevo facesse da tutor a mio figlio. Imparasse qualcosa sul governare. Che il mio maresciallo facesse ok. Tuttavia, sembra che egli sia più interessato ad insegnargli a mettere in discussione e a disapprovare ogni mia decisione. Oh! Cosa? Maledetto! Ma che bastardo! Vuole mettere mio figlio contro di me? No, non esiste. Però tu, Padeva, sei così forte. Perché mi fai stai facendo questo? Che bastardo! Perdi 25 di opinione nei confronti di un per 25 anni. Ha mandato in rovina il mio erede. No, no, chiedi di prendere i voti, rimuovi tutore. No, no, no. Ma il suo tutore... Ah, ok, no, il suo tutore è sempre quello che gli ho dato io. Il maresciallo finisce in piazza davanti... Ma è forte, ragazzi, non mi conviene mandarlo a Rogo. È veramente forte, cioè, oddio, ce ne sono di più forti, ma per adesso è veramente bravo, ha un alto livello di competenza militare. Cogniaggio di una moneta, mio diritto e mia responsabilità a determinare quale moneta debba essere utilizzata in tutta Taton. ok? La scelta che sto per compiere determinerà come la cognazione e per estensione il mio regno peranno visto in tutto il mondo. Monete d'oro della zecca con il mio volto stampato! <ride> Pagalo di più, cambierà idea. Monete d'argento della zecca per facilitare il commercio, sì perché poi abbiamo crescita dello sviluppo più 5% ed è un'ottima cosa. Svaluta la moneta con nicchellini a basso costo. Eh, lo so che è un traditore forte, ma non mi conviene, non mi conviene cacciarlo al momento. Basta che Zaya rimanga sano di mente e non inizi a darmi problemi. Il prete è scandaloso. Il mio puro hit. È stato scoperta di ingozzarsi in un lussuoso banchetto banghe con tartufi al forno, formaggi pregiati, fichi canditi e vini speziati. Questa ingordigia ha offuscato la sua legittimità. Gli, gli, gli scandali dei Sanga non sono nulla di nuovo. È inquietante che uno di questi sia avvenuto così vicino a casa. Condannatelo per le sue trasgressioni, ma lui è... Ma sì... Perde 30 di opinione nei tuoi confronti e smetti di sostenerti. E ho capito, scusami. Narato ha perso un livello di devozione? Eh? Ma Narato è lui, ok. Ma il fervore della fede è diminuito di 10. Difendilo pubblicamente anche a rischio di me stesso. No. Farai meglio a stare in silenzio riguardo a questo. No, 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 condannatelo. Non esiste. Eh, lo so che non sono approvata dal mio coso. E eh, che ci devo fare? Mangia. <ride> lui? Meno 20. No, lui non accetterà mai. Devo aumentare assolutamente il numero di soldati. Assolutamente. Finché non siamo superiori a lui, e lui ha quanti soldati? 1100? E tu puoi diventare un mio vassallo? Sì, meno 111. Mm. E tu vuoi diventare il mio vassallo? Ah? Terrorizzato da te più 20? Obbligazioni feudali basse più 30. Ma io non gli voglio dare obbligazioni feudali basse. Vabbè, va bene, dai. Diventa mio vassallo, su. Bravo. I miei omaggi, signore. Siamo cresciuti! Però mi paga poco. È un problema. Un vassallo potente si aspetta una posizione nel Consiglio, lo so, lo so. Tu cosa sei? Bravo in diplomazia. Ok, vai. Uh, e a te ti ho tenuto. Ok, basta. Ma c'ha un figlio albino? <ride> ha un figlio albino. E questo è suo figlio? Mm, buono suo figlio. Ha un ottimo tratto. Uh, vabbè, no, non serve più fargli il coso che è diventato bravo. Duca Ganda fa un gesto da me a lui. Qualunque cosa ci sia tra noi, ricominciamo da capo. Seppellire lascia di guerra. Cioè, non è più contro di me? Tu e Zaya Taton smettete di essere rivali. Ti stai umiliando davanti a me? No, no, no. Sì, sì, sì. Smettiamo di essere rivali. Ma perché era mio rivale, quindi mio figlio? Adesso però non lo è più. Bastardo, festa fervente, sono passati molti mesi da quando i signori e le dame si sono riuniti per una festa. Ah sì, possiamo fare una festa. Non so quanto ci costi. Estorce i sudditi, spenna fino a quando l'oro non esce. Oh, che vuol dire? Ospiterò una festa quando ne avrò voglia. <ride> Bowl out, tu devi abbassare... No, 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 non mi interessa. Per cosa l'avevamo scoperto? Baulao? Ah, che è, era non credente, giusto. Sarà grato se sarà mantenuta entro dieci anni. Va bene, dai, la voglio fare tanto. Quando ho bisogno di soldi, i miei sudditi dovrebbero essere felici di pagare la loro quota, dove sarebbero senza di me dopo tutto. Quindi estorci i sudditi non sarà disponibile per 5 anni, ha ah, il vantaggio, è il mio dominio. Ora dove sono i miei fedeli sudditi? Ma mh, diminuisce la loro, estorsione ai sudditi cortigiani. I miei cortigiani vivono praticamente della mia generosità. Non è forse ora che dimostrino la loro gratitudine? Anche un abile minore deve capire molto dell'onore e del dovere. Ma voi sentite per caso mh, il ventilatore? Spero di no. Perché ho il ventilatore molto vicino. Spero non sentiate nessun suono di sottofondo. Ok. Grazie, Laura. Quindi, cortigiani estorti per 10 anni. Opinione del cortigiano meno 15. Eh, lo sospettavo. Lo sospettavo. Questa non è una richiesta, però mi aspetto dei doni. <ride> O oh, hanno già così poco in questo mondo? Ma. Per 50 monete. Io sento una donna che parla. Non lo so. 150. Prestigio. Che poi mi servirà il prestigio, se non sbaglio. Per costruire. Per costruire. No, non è vero. Ciao. Allora. Vai. Voglio dei doni. Fatemi i regali. E nel frattempo possiamo festeggiare con un banchetto. Vai! Spediamo gli inviti. Benvenuti amici! Gli ospiti sono riuniti nella sala grande, signori e dame provenienti da ogni angolo del regno. L'atmosfera è splendida e il morale è alto all'inizio della festa. Eccoci qua, chi sono gli invitati? Abbiamo i nostri due vassalli, fondamentalmente mia moglie e... Ma cinque persone siamo? Ma che festa è! Ormai hai voluto cominciare a riscuotere quindi fatti pagare. Sei un mega party! Mentre la festa è in corso e i nostri ospiti stanno mangiando e bevendo allegramente, Conte Arendama si avvicina a Navati e a me al grande tavolo. Questa è una festa meravigliosa, i miei complimenti ai pedroni di casa. Sì, sì, ho fatto un ottimo lavoro, non è vero? Lei mi odia. Se gli, gli dico questo, mi odierà ancora di più. Mastica. Tieni sforzi della casa. Opinione del vassallo diretto più 5. Ma io voglio cose. Io voglio prestigio. Mentre viene portato nella grande sala un piatto dopo l'altro, un odore inconfondibile mi raggiunge e io sorrido. Che la mia frugale moglie duchessa, Navati, sia sensibile a mandorla è qualcosa che purtroppo ho dimenticato di dire al cuoco. Vi do il benvenuto e mi auguro che troverete il cibo di vostro gradimento. <ride> che bacio di merda che ha lei! <ride> come cattiva reazione al cibo ma no, ma povera la sua faccia mentre io la salvo dal cibo è sicuramente di mio gradimento adesso ho un gancio a favore su di lei e tasso di rinforzo delle leve più 100%, mi piace Alla prossima volta! Mentre tutti si dirigono verso le rispettive dimore, sono orgoglioso di dire che la festa è stata un successo. Devo ringraziare mia moglie Navati per la maggior parte del suo successo e non provo altro che gratitudine mentre lei vede gli, alti, gli ultimi ospiti andarsene. Brava, brava, brava. Brava donna! Mio lord, questa volta avete davvero superato voi stesso. il mio sindaco, Bao Lao Kian sembra si stia ancora riprendendo dalla festa che gli avevo promesso. Ma perlomeno lui sembra essere di buon umore. Bravo, 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 Vito si è sposata a Steven Seagal, sesso reportore di espressioni. Gli ultimi ospiti, quindi tre persone. <ride> Veramente. Ma io ancora non ho un medico. E avevo a corte qualcuno. Oh, medico di corte. Ma di nuovo lei? Ma non le voglio! Vabbè, se devo scegliere la meno peggio, andiamo di tizia qui. Vai. Questa che ha? È un nano? Ah! Che figo che ci sono anche questi tratti congeniti, molto figo. Maestria meno 4 però è, oh, è bravissima, cioè nel senso, ha un buon tratto dovuto all'educazione, peccato che non ti posso mettere nel consiglio. Quindi, perdonami, ma no, 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 quando mette le mani sui fianchi. Uffi, neanche oggi ho fatto la cacca! <ride> ma scusami, Albi. E... Questa è mia figlia? Sterile? Sterile? Il grembo di Lallarina resterà per sempre vuoto? Ho procreato una figlia sterile? Ma perché la madre era sterile? Mio figlio Sei stata così coraggiosa e così forte Le parole non posso dire Chi diventerai figlio mio e come dovrei chiamarti? Sei il sovrano più gentile che esiste. Scegliamola meno peggio. <ride> e la peppetta! Come fa la madre ad essere sterile? Witto? No, non la madre, mia figlia! Non sei più mia figlia. Via, allontanata. Ma Atata. Tata. La... Vabbè, lo teniamo così. Non ci interessa. Out, ma perché ha ah, un bellissimo tratto la mia concubina? Che appunto l'essere intelligente non l'ha dato a nessuno dei, dei figli. Perché? Eh, intanto scegliamo il percorso eh? tipo pensieroso. Spesso ottengono buoni risultati da un'educazione nel campo dell'amministrazione. Vai, già scelto a posto. Mia figlia nel, nell'intrigo, ok, e mio figlio ancora non ha sviluppato tratti quindi non possiamo dire, perché la madre era Stelle. <ride> la partorita per spirito, no, 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 ah, la madre era Stella, ho detto la madre, no, 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 intendevo la figlia, mi sono confusa. Dicono che alcuni tratti saltano una generazione. No, 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 ma tu sei scema quindi. Mio figlio sta diventando bravissimo. Tattico esperto. Nessuno sceriffo nominato, perché abbiamo gli sceriffi? Che sta succedendo qua? Ah no, 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 no. Battaglia di Mianuang. Naung. Scusate. Erede non sposato. Ok, dobbiamo scegliere sua moglie. E la scegliamo intelligente. Stupida, ah no, pensavo fosse il tratto stupido. No, è fiduciosa non ha problemi a riporre la propria fiducia negli altri è stupida <ride> oppure mh, però sai con le alleanze si potrebbe fare qualcosa in realtà però voglio avere tratti importanti da ereditare i miei figli oh un amazzone subito Sub con una bambina di 4 anni va benissimo Casata di Taton, sì. E ci facciamo un'alleanza con chi però? Dove, dove è dov'è sto tizio? E la Maremma! Prima che mi raggiunge Ah, decenni. Perché le probabilità non sono troppo alte, purtroppo. Se avessi anche il maschio col tratto intelligente, magari avresti avuto più fortuna. Mm. <ride> Prende l'aereo. <ride> Comandante promosso, il mio maresciallo ha messo in mostra un una nuova promettente recluta. Ok. Eeeh, che cos'è? Forte! Tattico esperto, maestro di lame leggendario, ingegnere. Subito! Ma chi mi sta portando questo Padawa qui? E eh, meno male che non l'ho tolto. I miei omaggi Ukaganda di Ukaganda editato. Nel tuo capo delle spie mi ha insultato gravemente. Lui ha avuto l'ardire di chiamarmi un impotente furfante davanti alla mia corte. Esigo soddisfazione per questo affronto. Ma chi sei tu? Sì, buono adultero. Pff. Oppa, oppa, stai. Ciao, Rab, ben tornato. Baolao Chiantao implorerà pubblicamente il vostro perdono. E eh, Baolao perderà 20 di opinione nei miei confronti, ma quanta opinione ha adesso? 100, vabbè sì, per 20. Però a Tinka nei miei confronti purtroppo perderà anche lui. La mia opinione. Cioè la mia opinione. Perderà opinione... Vabbè, avete capito. <ride> Mi confondo. Qualunque cosa serve per fare di nuovo bene, quindi pago, pago. La sua opinione aumenta, la sua opinione aumenta. Ma devo pagare? Non voglio pagare, scusami, implora il perdono, Baolao Chiantao. Eh. Ci sono stati accoppiamenti strani? No, ho semplicemente dato vita a una povera donna sterile. Mm, ok, ho sbloccato un altro coso, un altro perk. Speculatore di guerra, vai. Sblocca. Ma questo si è separato Scusami ti dichiaro guerra subito Fermi Dato prospererà grazie al gregge Come pagamento supplementare in un recente affare Mi trovo in possesso di una grande Mandria di bovini Mi è stato assicurato che gli animali sono della migliore qualità Ma rimane la questione di cosa io debba di, co, di cosa si debba fare con loro Mandria 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 di bovini Che fa? Crescita dello sviluppo Il mio progetto di allevamento ha avuto successo Grande mandria di bovini e ho il 74% di riuscirci. Direi questo. Ole, ok. A volte è proprio fantastico ascoltarti. La cosa bella è che fai tutto da sola, <ride> lo faccio per un motivo, non è che sono pazza. <ride> Comunque, ah, offriva assalaggio, accetta. Subito, però ti devo mettere nel consiglio. Sicuramente mi chiedo. Va bene, c'è posto. Sì, e ti ci metto subito. Bravo. Gu guardate come stiamo crescendo, eh? Senza nemmeno una guerra. E nel frattempo, però, il Candras si è espanso non poco. E 1900, ce l'ho sopra, sopra di me, no, 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 devo formare un'alleanza con lui. Hai figlie? Eh? Benissimo, ti do mio figlio, facciamo tipo scambio di figurine. Io ti do questa carta, Pokémon. Mentre tu mi dai, e ti do uno dei miei due figli. Il figlio più giovane. Eh no, eh no, però, nella mia casata, io ti do il maschio. Il maschio deve essere della mia casata. Cioè i, fi i figli dovranno essere della mia casata, non della tua. E eh, vaffancul. Ba da cosa non accetta? La tua fede differisce? È cara, duca piena. Pimbia desidera un'alleanza. Quindi già lui desidera un'alleanza con me. Questa è un'ottima cosa. Hai già troppe alleanze? Meno tre. Ma che non è vero mai che ho troppe alleanze? Ne ho una sola! Ah no, ne ho due! Oh! Sono alleata con chi? Con Samatata. <ride> Ciao Nirmal. Da quando è iniziata la live, questo gioco ti ha preso assai. Ottima rima. Eh sì. E. <ride> come beh, parliamone? Hai mai fatto qualche esame per poterlo affermare? Ma come? La mia strilla, ce ne ha lei. Ce n'è ha lei uno che è tranquillo? Boh, cerca i figli, usati in buone condizioni. Non si accettano rimborsi. Comunque, dai, no, è un'ottima alleanza in realtà. 1100, quindi forse potrebbe aiutarmi nel, nel rivendicare qualche posto. Anche se questo c'ha 2000. Come fa ad averne 2000? Mio Dio. Troppo. Però, eh, posso costruire qualcos'altro che non è vero mai. Non abbiamo mai soldi. L'erede chi sarà? Non so dove, ma c'è una finestra dove controllare se, una volta cambiato il sovrano, i territori rimarranno tuoi. Sì, allora ti mostro. Teoricamente, avendo io sotto mano un ducato, il mio primo erede dovrebbe prendere anch'esso tutto il ducato. Però, ehm, ecco qua: i titoli persi alla successione saranno Situanga. Perdo Situang, perché perdo Situang? Perché lo prende l'altro mio figlio. Eh, ci posso fare poco purtroppo. Innanzitutto posso promulgare, vabbè, questo e eh, lo facciamo già. Autorità della corona. Dovrai diseredare l'altro figlio, sì. Sì. Sono ancora giovane, quindi... oppure assassinarlo. Sì, un altro gravissimo problema, ragazzi, per voi che magari non sapete, è che eh, la nostra eh, legge di successione è una legge di successione ehm, a partizione confederata, dove praticamente tutti i figli eredi ereditano equamente. Quindi se io faccio 10 figli maschi, tutti e 10 si dividono i territori che io ho conquistato. E siccome è una cosa che... Va a perdere perché poi tu giocherai con uno solo di questi, quindi ti, ti, ti rimarranno solo i territori che ha ereditato quello. Si eh, va ad uccidere, eh, si vanno ad uccidere o a diseredare gli altri. Ciao Metellino, buona partita. Ciao, buona cena, buona, buona doccia e buona partita. Tranquilla, si uccideranno tra loro per l'eredità. Ma no. Purtroppo accadrebbe dopo. Invece, io voglio evitare che succedano queste sort, questa sorta di, di. Questi eventi. Insomma, quindi devo prevenire. Che curare? E un altro. Porca vacca. Arendama. Lo chiamiamo. Ciao, Robit. O gioca a palla o guarda chi gioca a palla. Una vita fra le palle, questo metello. Ad inizio partita è un casino per le leggi di successione: già veramente un sacco fastidiosissimo. Perché poi tu le leggi di successione le puoi modificare. Ma per poterle modificare, tipo fare la primogenitura, non hai un'autorità della corona alta. La tua cultura non ha l'innovazione primogenitura. E l'innovazione primogenitura <ride> la si sblocca eccola qua nel tardo medioevo quindi noi dobbiamo passare dal tribale al primo medioevo all'alto medioevo e al tardo medioevo per avere la primogenitura è una rottura di coglioni <ride> diseredare Pff, quante scartoffie omicidi e via però no, mi dispiace un sacco uccidere il mio figlioccio vabbè possa tu crescere e morire. <ride> e nel frattempo io volevo costruire qualcosa, forse adesso posso, subito, ma la guarnigione è relativa al forte. Forse mi conviene costruire fattorie e campi per avere un introito di più 0,5 al mese. oppure 02 e avere 50 leve in più ma non mi fanno differenza quelle 50 leve quindi no e nel mentre vado ad aumentare i miei arcieri noi in che tipo di terreno siamo giungla 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 colline e loro sono forti nelle colline in foresta in taiga e i picchieri, montagne, colline del deserto e colline mm. Gli elefanti, voglio gli elefanti I miei figliocci, vorrei dire mm. Non si possono vendere i figli in cambio di un paio di mucche? No Quelli in eccesso pangeli? <ride> Gotti insegna come prendere il trono tra i giochi di potere mm. I miei tanti figliocci tra le prime mod che fanno di Crusader King c'è proprio la mod di Gott. Ma fighissimo! Ciao Albi, buona cena! Ciao Albino! Puoi sbloccare un nuovo perk. E nel frattempo posizione vuota nel consiglio. Che è successo? Chi è morto? E perché? Ah, il mio vassallo, suo padre è morto. Eh sì, è morto... Perché così giovane? Di che è morto? È morto per cause naturali. Naturali. Ah. Ma perché era malato? Ashish. Areindama dipende dal consumo di Ashish per affrontare lo stress della vita quotidiana? È morto di overdose. Ma... Sicuro, se, se Cioè, non può essere morto di cause naturali. Ma non si può morire di overdose di hashish? Ma allora che ne so? Ma non, non apparteneva alla mia famiglia, Rob. Voleva alleviare lo stress, muore di overdose. <ride> Comunque, assegniamo... Mazza, però, che bello, Albino. Ma perché così incattivito? Gentile e indispettito. Mmm... Ok, <ride> sua moglie è tutta tipo rannicchiata. Sicuramente l'ha alleviato lo stress. <ride> Mamma mia, mantenimento degli uomini d'arme per paura meno il 50%. Subito, e a, a proposito degli uomini d'arme, volevo aggiungerne di altri. Volevo aggiungerne di altri, ma non so che tipo. Tipo gli onagri. Onagri mi costano 0,23 al mese. Me ne danno 10 però sono buone perché mi, permetto, mi permettono di velocizzare l'assedio. Possono abbattere le fortificazioni nemiche. Lascia, lancia, sì, lasciando proiettili a terra. <ride> Lanciando proiettili di pietra a distanza. Che sono ottimi in realtà. Fanti corazzati ne devo fare. Ne devo fare di roba. Ne devo fare di roba. Allora, amico mio, tu sei alleato con chi però? Col mio stesso? Alla mia stessa alleanza, porca no, e allora devo. Devo allearmi con qualcun altro. Lo oh, vuoi, mio figlio? Ma perché non accetti? Nei confronti Taton è meno 3. L'opinione che ha di me nei miei confronti è più 14. Secondo me, allora, se lo lavoriamo un po', forse riusciamo a eh, fargli eh, sposare sua figlia con il mio. Esiste la modalità facile in questo gioco, tipo una dove non puoi fallire? No, questi sono pazzeschi per gli assedi. Sì, molto buoni, molto, molto buoni. Buono! Ho ottenuto un sacco di soldi! Vado, allora! Olè! Creiamoli. Perfetto. Qui che dice? Un vassallo potente si aspetta una posizione in consiglio. Boh, eh... Ma io ne ho un altro di vassallo che fa questo. E un altro che fa questo. Però siccome io preferisco avere... Ok... Poi, puoi nominare un tutore per la Larinna e il tutore per lei sarà uh, lui, chiamo cose. Sono conosciuto per l'essere fedele? Cos'è? Lo vuoi mio figlio? Dai, accetta, fa già la pipì nel vasino. Un <ride> massallo potente. E eh, lo so che sei potente. A proposito, ma quanti vassalli ho io? Ho quattro vassalli, ma non ce n'è bisogno. Posso revocare? Fermi tutti. Tanto io ho due domini su cinque. Ho due insediamenti su cinque, quindi teoricamente uno di questi io lo posso cacciare. Tu. Revoca titolo. Non posso revocarlo. Non ce ne... Ah sì, scusami. Oserci... Esercita... No, ottiene una rivendicazione esercitata. Perdo tante di opinione nei tuoi confronti per dieci anni. Si avvicina a formare una rivalità con te. Però io non ho bisogno di un altro vassallo. E sinceramente il fatto di non potergli dare eh, l'incarico nel consiglio mi romperà sicuramente le palle. Quindi... Tu ah, hai una rivendicazione su Hintada che posso sfruttare. E ok, però, lui è buono in diplomazia. Lui è buono. Ha 700 truppe. Eh, non mi conviene. Vabbè, speriamo bene. Speriamo se ne rimanga in silenzio. Non rompi le palle, non rompa le palle. È una fazione che... eccolo qua. Che dice? La seguente fazione che aveva te come obiettivo è stata sciolta. Ah, perché aveva una fazione contro? Ah, ok. Nel frattempo lui... Me la dai tua figlia? No, ancora no Ok, niente Ho seguito qualche serie su YouTube. Il mio gancio su X è scaduto. Io ho lei nella mia corte che vorrebbe essere aggiunta, ma no, grazie. Oh, ma quanto, quante volte è incinta lei? Comandante promosso, cosa mi hai portato? Mi hai portato un combattente... Mm, ma sì. Mm, ma sì. Organizzatore, comandante, flessibile. Oh, sì, sì. Che poi tra l'altro io come campioni sicuramente in uno di questi c'è mio figlio. Eh, infatti. Ma mio figlio ed erede, sinceramente non mi fido troppo. Siamo troppo adorabili per avere fazioni contro. D'accordissimo. Mm, preferisco vietarglielo. E non rischiare che me la ammazzino durante un assedio. Duca Pimbia è morto, non puoi più influenzare. Ah, eh no, scusate. Eh, tu me la dai una tua sorella? Cioè, no, voglio, voglio un'alleanza. Scusami, fermi quante cose! Alla fine dell'ultimo rapporto del mio capo delle spie. Egli si ferma per un momento. C'è qualcosa che dovresti sapere riguardo a tua moglie. Pare che duchessa Navati abbia delle propensioni sessuali molto insolite. What? Cosa? Okay. Che lei abbia frainteso il concetto di prendersi cura degli animali? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Oh, signore! Dove se li prende gli animali? Questi hanno anticipo di furri. pervertita. Per atti social Madonna. Madonna. Mia moglie. Bene, donna. Direi che con te abbiamo chiuso fondamentalmente. Pervertita è dir poco. È una zoofila. Va bene. Mmm, va bene. E... moglie, perdonami. Divorziamo, cioè io non... Eh, non... Eh, che dobbiamo fare? Un altro figlio! Scusami, intanto vediamo che cosa succede se la ricatto. Con lei hai chiuso, lei con altre bestie no. <ride> Mia moglie mi ha fatto le corna con un gorilla e non in senso figurato. <ride> Ora partorisce un mannaro, mio Dio, donna. Voglio il divorzio! Richiedi conversione adotta la fede? Non so, cosa posso... No, dai, no, la imprigiono, scusami. Ma è una, una pervertita mamma malata! È giunto il momento per Duchessa Navati ed io di separarci. Tutti i membri della famiglia di Duchessa Navati perderanno 5 opinioni nei suoi confronti. E mi costa pure... E se la in prigione, basta? Se la in prigione, che succede? Perde 30 di opinione, è un atto di tirannia. Ma che è un atto di tirannia? Cosa mi tradisce? Meglio eliminarla così da sposarne una nuova? E se divorziamo, posso comunque sposarne una nuova? Se la in prigione, poi si diletta con i ratti. Ed ecco la linea di sangue di Esmet. Mmm... Io voglio divorziare e basta, ragazzi. L'unica cosa è che pago in pietà. Però vabbè, ne abbiamo in abbondanza. In realtà, hai divorziato. Lei non è più il tuo coniuge. Ho perso pure l'alleanza. Ah. Va bene, bene, molto bene. Per cui ritorniamo a te, amico, che stavo un po' lavorando con tuo padre, ma siccome è morto, vediamo se tu sei d'accordo nell'organizzare un matrimonio con mio figlio. E grandissimo! È con noi, perfetto. Il cuore del cristianesimo occidentale è assediato dagli infedeli. I signori cristiani disperati hanno persuaso Sua Santità Papa Marino a dichiarare la sua intenzione di forgiare una giusta alleanza per espellere i pagani in nome di San Giorgio. Questo potrebbe essere l'inizio di un'aggressione cristiana senza precedenti. La fede cristiana ha ora accesso alle crociate. Aggia! Divorzio, divorzio, si cercherà un altro maschio alfa. Allora, ora che abbiamo lui come alleato, eh, posso sottomettere. Ma porca. Eh? Rivendicazione di Conte Atinca. Abbiamo più o meno. Forse lo superiamo grazie all'alleanza. Lo superiamo grazie all'alleanza. Mm. Nel frattempo vedo se posso costruire qualcos'altro. No. Mmm, proviamo a dichiarargli guerra? C'ho un po' di paura, sinceramente. Un po' di paura ce l'ho. Proviamo ad aumentare il numero di uomini. Per esempio, andiamo di Arcieri: aumenta le dimensioni di 100. Lettere segrete perse. La tua opinione nei confronti di sindaco è diminuita di 10. Qualcuno nel tuo reame ha preso uno dei. Navati segreti: Azzarola. Ora qualcuno sa che mia moglie era una pervertita. E vabbè, e io che c'entro? Io non c'entro niente. Mi si. Eh, mi si è fissata in testa la musichetta che si sente quando hai spento e finisce nel cespuglio col gorilla. Mm. Allora, vediamo un attimo. Se posso costruire qualcosa ora che ho ridotto il costo. No. No, 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 ok, va benissimo troppi pochi coniugi. Ne devo avere altre? Va bene, vai 42enne con una ventenne, ben... ma è già incinta. Canaglia irrazionale. Mm, però io voglio guadagnare prestigio quindi con una di due anni? No, grazie. Con lei? Ma io voglio guadagnare prestigio, perché non posso? Ma eh, mi si è buggato. Eh, per età me lo filtra, per guadagno in prestigio no. Evidentemente nessuna mi dà prestigio a questo punto. Mm, vabbè dai, ne prendo una a caso. Una... Posso anche prenderne una... Aspetta, prenderne una per sviluppare un'altra alleanza. Tipo, lei è sposata? Sì. E qui? Sì. Tu ne hai un'altra non sposata? Una bambina? Dieci anni? No, grazie. Non la voglio una di 10 anni. Qui? Tutti, tutti fidanzati. Una vecchia che non sforni figli? Hai ragione. Hai ragione, tanto deve essere una concubina. Andiamo per età allora. Qui. Che è lei? Vendicativa, paziente e volubile. No, ingiusta, compassionevole e casta. Brava! Così non è fertile. A posto. Poi, cosa volevo fare? Aumenta l'opinione nei confronti di. Ma non mi interessa ormai, non è più mia moglie. Via! Troppi pochi coniugi, l'ho appena fatto. Appena avuto uno. Un vassallo potente, sempre il solito. Puoi dichiarare guerra a duca. Per la rivendicazione adesso glielo facciamo perché dovremmo avere più um, gente di lui puoi nominare un tutore per attata giusto e gli nominiamo come tutore lui vai facciamo questa guerra e poi chiudiamo e quindi io prenderei c'ho paura c'ho veramente paura Speriamo bene. Speriamo bene. Non ho voglia di perdere guerre. Quindi dichiariamogli guerra. Innanzitutto, Dichiaro guerra. Rivendicazioni di lui: 375 corone. Vabbè, ne abbiamo in abbondanza. Subito. Ok, poi chiamo i miei alleati in guerra. Che sono? No, Tu. Spendo 150! Ma quanto mi costa? Boh, troppo? Ok, raduno tutti gli eserciti. E... Ok, lui accetta, bravissimo. Eh. Un alleato nemico è stato chiamato in guerra. Ok, lui ha, ha la sua truppa che si sta spostando per venire da me. Sbracagli tutti, ci proviamo. Vado ad unirmi con i miei alleati. Andiamo, alleati, abbracciamoci. Ok, e siamo a 3000. Quindi andiamo qui perché questo è l'obiettivo della guerra, fondamentalmente. Porca! Sono stili? No, 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 no. Aspetta, fermo. Chiamiamo anche lui. Lui da lontanissimo. Aiuto! Sono più loro di noi. This is a problem. Chi ha come comandante? Scusami, perché è comandante lui? È comandante lui. Ok, che ha una maestria molto più alta. Ok, mettiamo a frutto le mille ore passate a giocare a risico. Ok, aspettiamo allora. Non andiamo lì, aspettiamo e vediamo se si uniscono i due eserciti. Ma okay, che poi cosa stanno facendo? Io non sto capendo. Stanno. Stanno assediando una loro città. Perché? Che poi non credo sia nemmeno il suo esercito. Oh sì, sì. No, lui sta combattendo una guerra. Contro chi? Contro di loro. Quindi non è ostile nei nostri confronti. Vai qui, vai qui, stai buono. <ride> no, non è vero. Non ho mille sconfitte sul risico. Anzi, la prima volta che ci giocai, ci giocai l'anno scorso in campeggio con i miei amici, con alcuni miei amici. E, e vinsi, la prima partita la vinsi in assoluto, non ci avevo mai giocato in vita mia. Io sono il terzo incomodo esatto. <ride> ok, i miei alleati si sono separati da noi. Va benissimo. Velocizziamo un po'. Dovremmo avere le. Eccoli, un avvenimento utile, un avvertimento utile. Ho ricevuto una massiva da Duca Paolao Cialandra, di Candras, Chandra, quello che è, e afferma che Conte Atinca, il mio vassallo, ha chiesto supporto in un complotto contro di me. Non c'è niente che apprezzo di più della lealtà. Si legge nella lettera. Ecco perché condivido questo con te. Lo sapevo, lo sapevo che quella testa del ca. Che tra l'altro gli sto pure per dare un altro pezzo di territorio a questo ge -ge 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 robo. Per non dire altro. E vabbè, sforna complotti contro di me. Ma va. Possibili risultati, la mia accusa è fondata, il mio sospetto è infondato. Eh, ti consente di imprigionare i conti a Tinker in modo legittimo. Però il fatto è: mi fido o non mi fido di lui contro cui stiamo combattendo una guerra? È paradossale che appena ci sono gli europei mondiali, la gente che non si interessa di calcio diventi tifosa scatenata, vero è assurdo, lo penso anche io, ma non li sto semplicemente non li sto vivendo gli europei di calcio. Quindi sono molto, ehm, come posso dire, disinteressata ecco. L'unica cosa che chiedo è contro chi siamo? Ma abbiamo vinto o abbiamo perso? Anzi, quello non lo chiedo nemmeno, che tanto si capisce da me quando l'Italia vince o meno. Voi che dite comunque? Ci fidiamo di questo tizio qui? Fino agli ottavi. Sì, scusatemi, con quella faccia certo che mi fiderei. Vabbè, io mi fido. Anche perché mi conviene imprigionarlo. Grazie, Lofra. Perché posso ottenere il dominio che mi interessa senza avere lui a rompermi le palle. Vai, proviamo. In una riunione con molti dei miei vassalli dichiaro di essere a conoscenza del tradimento di Conte Athinka. Tuttavia i suoi compagni vassalli non sono affatto soddisfatti della lettera di Lord, uno straniero. Atinca parla a nome di tutti loro: che prove ci sono? Se bastasse una lettera non saremmo tutti colpevoli? Il raduno mormora in accordo: questa cosa sta sfuggendo di mano. L'ho dichiarato traditore e lui sarà trattato come tale. Porca di una vacca, eh. Sì, io farei questo, però è un atto di tirannia. Un discorso entusiasmante sulla lealtà. Spendi 75 corone e l'opinione nei tuoi confronti diminuisce di 10. Oppure, una scusa incoerente, spendo 350 e diminuisce di 20. Porca vacca. Vabbè, il 70% mi deve andare proprio male. Ok. Ok, mi è andata bene. Intanto i miei alleati si sono buttati alle braccia del, dei miei avversari e sono morti male. Bravi alleati! Al premuroso Duca Ganda di Taton vi invito ad onorare la nostra alleanza e unirvi a me nella rivendicazione. Ma stiamo già combattendo un'altra guerra. Io accetto, ma... Questi arrivano da me a, a massacrarmi. Oh signore, oh signore, via! Scappa! Aiuto! Eh vabbè, che alleati di merda. Perché si sono separati da me? Combattenti alleati catturati. No, il mio vassallo, che era super potente. Vado in mare, ciao. Fium. E niente, abbiamo perso la prima battaglia. Posizione vuota nel consiglio. Ah. Una gravidanza indesiderata. Una scena drammatica si sta svolgendo nella mia sala delle udienze, poiché il mio amministratore accusa Uranata, figlia del re, del... Ed... No, del, re de di... del mio vassallo Atinka, di aver messo incinta sua moglie. Il conte Tink afferma con indignazione che non ci sono prove della colpevolezza di suo figlio. E anche se fosse stato lui, sarebbe comunque più colpevole l'atteggiamento dissoluto di Gadao. Cioè di lei? Ma perché sempre alle donne? Vabbè, siano, hanno entrambi colpa. La discussione si sta scaldando e devo fare qualcosa prima che le cose sfuggano di mano. E mamma mia, però. Ora Nata può essere incolpato pertanto non deve niente in cura. Scusami, io ho 5. Ho oh, niente con Atinca, cioè ho un rapporto negativo. Quindi mi conviene aumentare la sua opinione nei miei confronti piuttosto che abbassarla. Mm, si sa che il bambino non è ancora nato di Contessa Gadao, è stato concepito al di fuori del matrimonio. Che, ah, si sa che il bambino non è ancora nato, è stato concepito al di fuori del matrimonio. Vabbè, vai, io nel frattempo devo, però riempire questi buchi in un modo o nell'altro, ok. E cosa? Cosa ha fatto? Lui? Ha formato una, nu una nuova alleanza. Che bastardo! Con, con chi? Chi è questo? Scusami! Ha formato un'alleanza con questi? Vabbè. Dare fuoco al regno? Il concepimento è stato almeno con un altro essere umano. Dobbiamo aspettarci un capretto come figlio. Mi sa che qui la guerra la perdiamo, ragazzi. No, no, guardali, guardali. Sono troppi e noi siamo in pochissimi. Sono veramente troppi. E mi hanno pure... In... Vabbè, messo sotto assedio questo. E i miei alleati stanno combattendo tutta altra guerra. Guardalo qui... Eccolo là. Che fa robe? Giustamente pensa ai cazzi. No, 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 no. Fazione creata contro di me. Ma cosa? Arrenditi, Pago 150. Vado in debito. Vado in negativo così. Porca. Le fazioni che prendono di tengono ottengono 25 malcontento pure. Pace bianca? No? No? Perché no? Perché non lo accetti? Maledetto. Vabbè mi arrendo, mi arrendo. Ci rivedremo prossimamente. Innanzitutto vediamo questa fazione. Che cosa vuole? Chi è il membro? Perché hai vuoi il posto nel consiglio S nel consiglio io te lo do no tu chi sei to cancelliere assegna dai su dobbiamo essere tutti felici e contenti amici e stiamo pure combattendo una guerra quindi non abbiamo introiti vabbè e niente volevo fare una guerra che finisse con eh, però nulla sei alleato con No, non è che sia alleato. Ci è andata male che quella ha iniziato una guerra mentre noi stavamo... Nel, nel Mentre i nostri figli stanno crescendo, bene. Siamo uniti a una guerra mentre noi eravamo in guerra. Assurdo. Non poteva scegliere momento peggiore. Sono in debito, lo so. Un vassallo potente si aspetta una posizione in consiglio. Io non gliela posso dare perché è scarso. E poi perché c'è un altro vassallo, quindi s'attacca. Gandatato non può sposarsi. Gandatato non può sposarsi. Lui chi è? Lui non è mio figlio ed erede. Lui è il secondo figlio. E con chi lo facciamo sposare? Ma con una giovane donzella. Onesta? Ma più... Guadagno in prestigio, anzi, alleanze, delle alleanze buone. A proposito, facciamo un'alleanza e poi chiudiamo. Perché no, sono già le 20.25 e um, Mio maresciallo ha messo in mostra: sì, sempre la solita cosa. Lui è molto potente. Lo metto subito. Eccolo qua, assegna. Ah, è stata sciolta. Vedi, vedi? Bisogna sempre accontentarli, vassalli, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Comunque, volevamo un'alleanza. Vediamo se lui ha dei figli da darmi. Tipo, tipo lei eh? organizza matrimonio. Sciogli, è finita la guerra. Con uno dei miei figli. Uh, uh, allora, lei, dai, la tua ultima, appena sfornata, con uno dei miei appena sfornati. Perché ha il tratto delicato? Sta sposando qualcuno di rango inferiore. Ah, perché lui ha un regno. <ride> Dice giustamente, figurati se mi prendo un uno che viene da Taton, lì lontano, da un ducato del CA. Ci sta. Ci sta, veniamo denigrati perché piccoli rispetto a lui. E lui? Me la dai tua figlia? Dai, ti do mio figlio. No, non mi vuole. Non mi vuole perché la mia fede differisce, gli è cara la figlia, l'opinione nei miei confronti è bassa e ho già troppe alleanze. Ma dove sono queste troppe alleanze? Che io non ne ho vista una. Piano piano con questi scambi. No, vabbè, basta. Basta. Puoi cambiare il contratto di contatinka? Ah! Alte. No, che, che glielo cambio. Piuttosto glielo revoco a questo punto. Puoi chiedere richiedere un pagamento a conte. Domanda pagamento a richiesta. Uh, sì! E usciamo dal debito. Che è morto Padman Batang. Chi era ba Padman Batman uh, Batang? Un cortigiano. È sempre quella roba che nasconde cose. Cosa nascondi? Anche tu una perversione per gli animali? Mostramelo subito, non mi interessa. Credeva davvero che non l'avrei visto, dammelo. Mi porge la pergamena cartocciata in croce le braccia. Ha scrutato la lettera. Ho scrutato la lettera inorridita. È un'accusa convincente che sostiene che Maia è un non credente. E chi è questa Maia? La mia concubina? No. Duchessa. Moglie. E tu chi sei? No, aspettate. Lei ha scritto una lettera in cui svela il proprio segreto che è un'eretica, che è una non credente. E lei scrive: Caro diario, tu da maglia è una non credente. <ride> Ma. Va bene, ok, intanto io ho imprigionato lui che è un cortigiano, no, ah, era un mio cortigiano ed è stato imprigionato, ma chi cazzo lo vuole, ma tienilo, <ride> anche se però era forte, no aspetta, fermo, quanto ti devo pagare? Dieci monete? Ma sì, non sono niente, ridammi il mio cortigiano uomo! Bravo, e basta. Direi basta per oggi abbiamo fatto più che abbastanza anche se non abbiamo fatto niente però dai, da questo piccolo pezzettino ci siamo allargati. Detto questo. Salviamo. Anzi, poi salvo quindi. Detto questo. Passiamo, lo risolverò. Prometto che lo risolverò. Sapete perché probabilmente lagga la. la Samu, lo fai stretching prima di allenarti? Prima e dopo? Ok, ok, bravo. Bravo, non ti dimenticare mai di riscaldare i muscoli e poi di allungarli. Mi raccomando. E, che stavo dicendo? Stavo dicendo una cosa. <ride> Caro Diario, io non credo, fine. Ma questo gioco crea soggetti poco raccomandabili per la società, vabbè, vabbè, perché è ambientato in tempi molto, molto, molto antichi. Ah sì, stavo dicendo sul perché secondo me lagga la m, transizione perché di base dovrebbe essere fluida invece non lo è perché ci mette un po' a ricaricarla è terribilmente laggosa e probabilmente il motivo che è successo si è buggato morto tutto morto probabilmente perché pesa troppo il video è quello il motivo per cui scatta peserà tipo mezzo giga e per un video di due secondi, mezzo giga mi sembra un po' troppo quindi devo comprimerlo ha ah, un piccolo scatto, sì, ma non, non solo, da me lagga tantissimo, a volte non parte, a volte lagga, eh, pesa un sacco perché purtroppo quando tu Vai a esportare l'elaborato, eh, te lo esportano sempre. Ehm, te lo esportano sempre. Eh, 600 fps in 8K? No? Una transizione semplice come quella perché deve pesare un botto? Eh lo so, è eh, perché appunto. L'ho elaborata a, se non sbaglio, 60 frame al secondo, cioè SPS, sì, SPS, FPS. Non lo so, probabilmente perché l'ho esportata male, vabbè. Comunque dovrò comprimerla E... E... E basta, e magari andrà più fluida. Confido in ciò. Comunque, considerazioni finali, ogni tanto questo gioco come, come vi pare? Mm? A me garba un sacco, mi piace veramente tanto come gioco, cioè veramente ci passo ogni tanto, ci passo le serate. Eh, tipo fino a tarda sera, con, uh, perché si può giocare multiplayer quindi si può condividere il, uh, il mondo e quindi ciascuno dei giocatori ha una propria, uh, un proprio regno da espandere. Poi ci si può fare alleanze o guerre, insomma, è molto simpatico. E quindi, appunto, ci passo un sacco di tempo. Però mi piacerebbe portarlo ogni tanto anche in live perché è molto tranquillo. E perché, perché posso interagire meglio con voi? Quindi ogni tanto portato come vi sembra come gioco oppure non ci azzecca niente a, a quello che porto di solito? Comunque, Samo, piccola parentesi mentre rispondete, eh, mi raccomando, mangia tante banane perché le banane aiutano a smaltire l'acido lattico che si accumula quindi. E bevi tanta acqua, è buona per staccare fra una sichirata e l'altra. Sì, è veramente tranquillo. Ma i miei vicini stanno facendo la brace, hanno voglia di carne. Ti sembra una scimmia, eh? <ride> No, però tranquillo Samu. Pian piano, mano a mano che riprendi dal uh, cioè, riprendi con, uh, con gli allenamenti, il dolore che senti mano a mano andrà a diminuirsi. È solo l'inizio che è piuttosto doloroso. Poi quando inizi a scaldarti, non ti fanno più male. Ti fanno male quando finirai. Comunque, niente. Basta, non, uh, non uh, allunghiamo troppo la live. Quindi io. Vi ringrazio infinitamente per essere rimasti fino a qui con me, mi avete divertita un sacco. È stato bellissimo leggere i vostri commenti mentre giocavo. e una bella gita in montagna con picnic di carne, mi piacerebbe un sacco. E vabbè. Dai, un giorno faremo un mega raduno in montagna d'estate e Rab porterà la carne. grazie grazie ragazzi anche a voi vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona cena per chi non avesse ancora cenato una buona notte per dopo e ci vediamo non domani vi ricordo che appunto domani domani non ci sarò e forse l'otto ci sarò ma sul tardi vedremo, vedremo. anche a Gardaland il raduno sì Ciao a tutti ragazzi ci vediamo dopo domani eventualmente grazie ancora infinite per la compagnia e grazie ancora a Ryuke per il la sub. ciao ragazzuoli un abbraccio grande grande ciao a ah, rab il raid c'è qualcuno qui ai raidare stasera ciao Nirmal grazie per la compagnia Ciao Socio, buona serata. Ciao L'Ofra. Nessuno, va benissimo. Va benissimo, allora vi saluto per davvero adesso. Ciao. Ciao.